avete riconosciuto il professor Marcello Ticca. Buonasera, libero docente di scienza dell'alimentazione, vicepresidente della Società Italiana Scienza dell'Alimentazione. Cercheremo iniziando l'alimentazione cercando di capire con lui come reagisce il nostro corpo al cambio di stagioni. Allora, professore, arriva la primavera, ci sentiamo più fiacchi, più stanchi, è normale? Sì, esiste indubbiamente questa specie di sindrome stagionale, di astenia primaverile. Non è che si abbiano idee molto precise sulle cause. Certamente c'è un adattamento al cambiamento climatico, c'è un adattamento alle variazioni di temperatura, anche a volte delle alterazioni del ritmo sonnoveglia. Ad esempio il semplice passaggio all'ora legale per molte persone crea dei problemi. Ma oltre a questo, poi man mano che sale la temperatura ci può essere per esempio una perdita di sali, ci può essere una alterazione della secrezione di certi ormoni, come ad esempio il cortisolo. E alcune cose sicuramente, più ore di luce, meno melatonina probabilmente, questo potrebbe avere qualche effetto. Noi arriviamo poi dopo l'inverno con una minore quantità di vitamina D, perché siamo stati meno esposti alla luce solare, quindi anche questo va indagato. E spesso bisogna fare attenzione che questa astenia primaverile che noi diamo quasi per scontato, questa debolezza primaverile, non mascheri magari un ipotiroidismo o un'anemia, soprattutto negli adolescenti, quindi a volte qualche accertamento è anche opportuno. È opportuno. Senta, c'è un modo per mangiare e combattere questo senso di spossatezza? Ma sì, valgono le regole generali, cioè a maggior ragione quando la temperatura sale, quindi diventa più difficile il lavoro dell'apparato digerente. Ancora più importante è avere una dieta molto ricca di, molto ben digeribile, ben distribuita nella giornata e molto ricca di alimenti freschi, di alimenti che ci forniscano sali, minerali ed acqua. Quindi ripetiamo come al solito il mantra della frutta e degli ortaggi e anche evitare, ma a questo ci spingono anche le spinte istintive quando la temperatura sale, evitare le porzioni eccessive e troppo ricche di condimento, dalle quali in un certo senso istintivamente rifuggiamo proprio quando la temperatura sale. E bisogna privilegiare determinati alimenti? Beh, questa è una buona idea, privilegiare soprattutto gli alimenti di stagione, privilegiare le preparazioni che sono più fresche, più facili da digerire, alle quali siamo istintivamente portati in questa stagione rispetto a quello a cui siamo portati quando le temperature sono fredde. E certamente anche frutta e verdura di stagione è opportuno preferirle per una serie di motivi. Allora, guardiamo la frutta con Alice Cristiano e ne parliamo subito. Cotto, caldo o freddo, fresco o surgelato, matura o acerba. Gli interrogativi a tavola sono infiniti e la risposta non è mai scontata. Primo quesito, le arance, meglio per così dire acerbe. La vitamina C si degrada nel corso del tempo, quindi ne abbiamo un po' di meno nel prodotto dopo che è passato un certo periodo di tempo. Le fragole, invece, più mature sono, meglio è. Dopo qualche giorno di conservazione in frigorifero abbiamo un quantitativo di polifenoli maggiore di quanto li avevamo al momento della raccolta. Secondo quesito, le patate, fredde o calde? Ed è tutta una questione di amido. È un amido che i nostri sistemi digeriscono molto rapidamente. D'altro canto, però, quando questo è troppo, fa salire tanto l'indice glicemico del prodotto che noi abbiamo davanti. C'è poi il dilemma. Meglio fresco, si sa, ma in alcuni casi va bene anche surgelato. Il pesce, per esempio, che non perde con il congelamento gli omega 3. E ancora, crudo o cotto? L'uovo, meglio cotto perché contiene proteine e sali minerali che se crudo non riusciamo a digerire. Infine, se teniamo presente tutto questo, la regola base una, meglio quello che ci piace di più. Professore, è importante seguire il ritmo delle stagioni nella scelta dei prodotti che mangiamo? Sì, seguire il ritmo delle stagioni è quello che stavamo dicendo poco fa, cioè non andare tanto a cercare le primizie o le tardizie, sia perché per ovvi motivi economici costano di più, e sia perché in effetti non hanno perso sempre qualcosa del loro valore nutritivo originale. Quindi consumare le frutta e verdura di stagione nel pieno della loro maturazione significa prima di tutto avere dei prodotti più buoni, più piacevoli al palato, e poi avere la pienezza del valore nutritivo che loro ci possono proporre, ci possono fornire. Professore, spostiamoci verso l'estate, il periodo in cui si inizia a pensare alla prova costume, a fare le diete, è il periodo giusto, è troppo presto, è troppo tardi?
Sì, è il periodo giusto perché siamo effettivamente è più diffuso in questo momento l'attenzione alla propria forma fisica. Noi diciamo sempre che bisognerebbe badarci tutto l'anno, il che renderebbe più semplice anche intervenire, perché avremmo comunque da intervenire su variazioni di peso più ridotte. Ma comunque, se si vuole farlo, questo è il periodo giusto, perché ridursi all'ultimo momento significa soggiacere a quelle diete lampo, quelle diete flash che sono assolutamente negative e che non insegnano niente poi per il comportamento alimentare successivo. Ma realisticamente in 2 mesi quanto si può perdere? Ah, guardi, in 2 mesi, quindi diciamo 8 settimane, con una dieta tranquilla, una dieta che ci dia una riduzione della nostra assunzione di calorie intorno agli 800-1000 calorie al giorno, che sono con una dieta ben costruita sono perfettamente sostenibili, può permettere tranquillamente di perdere 6, 7, 8 kg in 2 mesi, a patto di affiancare anche una certa attività fisica in modo da aumentare anche il dispendio energetico quotidiano e rendere più gradevole e più sopportabile la dieta. Paese che vai, c'è...